Salve e benvenuti a questo nuovo episodio di Meltdown Television! Ho finito gli argomenti. Ok. Chi sei tu? Io sono Noce. Ah, bene, ecco, precisiamo per chi non ti conoscesse. Io sono Tania, benvenuti anche da parte mia ovviamente, dopo questo strip inatteso. Io non so se riuscirò francamente a proseguire con la registrazione, ma ce la metterò tutta. Non è un video per annunci gay. Ah, scusa. Ecco. Per chi si sta chiedendo, ma voi siete così spontanei che vi mettete anche gli occhiali da sole in casa, il chiodo, eccetera, sì, abbiamo un'illuminazione in casa talmente potente che indossiamo gli occhiali da sole anche in casa. E il chiodo, nel mio caso, è perché c'è freddo. Sì. Allora, oggi parleremo di acquisti, shopping. Sì. Gli ultimi acquisti. Ecco il mio ultimo acquisto. Beh, l'anteprima del video. L'ho comprata oggi al Despa. 48 centesimi, 33 centesimi. Io le avrei dato 48 euro per una prima così. Allora, Vera Tövinger, memorizzate questo nome, Vera Tövinger. Sì, ma specifica anche che si trova, mi sa, soltanto... È la birra del Despa. Marchio Despa, sì sì. Despa, però non c'è ovunque. È prodotta in Germania. Sì, però... C'è cioè, chi mi accusa dicendo, ma bevi birra scadente da 50 cent? Sì. La birra tedesca. Io posso replicare così. Tedesca, sì, io posso replicare così. E ragazzi, il rapporto qualità-prezzo è indiscutibile. Solo l'acqua la paghi meno. Insomma, pagare meno di 50 cent per 33 centilitri, beh insomma, io ci farei, soprassederei sul fatto che sono un po' di piscio. Non è 33. Sì, che cazzo è? Mezzo litro. È mezzo litro? No, sì, no, eh? Questa me la bevo. Questa è tutta mia. Tutta la città. Ti sta bene un po' di cazzo marcio, senti? Non hai usato un cazzo marcio? Ah no? Sì? Tu sì? Non il credo, tuo? Non mi ricordo. Sì, il mio, sì. Ok. No, alle superiori ho fatto la gara con un mio compagno di banco, chi resisteva di più senza cambiarsi le mutande e senza lavarsi. E ti è marcito il cazzo? Non si staccavano più le mutande. Beh, almeno non si è staccato anche l'uccello per le mutande. Salute. Allora, precisiamo, anticipiamo anzi che in questo video, essendo appunto così spontaneo nelle nostre intenzioni, l'italiano a tratti andrà a zoccole, va bene? Sì. La grammatica, per cui insomma non fate tanto i turisti se sentite... Magari chi ci sta guardando in questo momento sta andando a zoccole. Spero per lui di no. Ok. Non perché depreco il fatto di andare a zoccole in sé per sé, quanto perché non capisco il nesso fra guardare un nostro video prima di andare a zoccole o addirittura durante, per recitarsi, l'andamento a zoccole, per recitarsi, effetto Viagra. Salute. Sono 10 dischi che abbiamo acquistato da Amazon grazie a una promozione consigliata da Amazon, perché non lo sapevamo. 10 dischi 50 euro. Sì. Ma io sono qua che parlo, sembro Gianfranco Funari che parla davanti alla telecamera e tu non fai niente. No, stavo guardando Südtiroler Gipfelstürme. Sono i Kaminwurz. Buono, questo me li mangio. Gipfelstürme? Che cazzo ne so. Vabbè, così quasi me ne mangio uno anch'io. Mamma mia, senti. Mentre che odore. Sembra... Vi faccio vedere il primo disco di questa selezione. Senti che odore di merda, sembra una cosa biologica quando ha questa roba. La natura dei prodotti. Il maiale decomposto. Questi, molti di voi avranno già intuito dalla copertina, sono i Blue Oyster Cult. Questo è il loro disco del 1976. Ah, sto guardando, ma gli occhiali da sole, quindi non vedete chi sta guardando. Sto sbampando. Agents of Fortune. Famosissimo perché... O meglio, non è famosissimo il disco, forse, non so. No, parla tu, io poi esprimerò un giudizio critico. Mi preparo prendendo anch'io, prelevando anch'io un campione di merda secca qua, di stronzetto secco. Scegli appuntiva. Perché è famoso questo disco? Perché contiene una delle più grandi hit dei Blue Oyster Cult, anche una canzone, una delle canzoni più famose del rock, no?
che è Don't Fear the Reaper. Molti credo, molti rocker, metallari, quasi sicuramente conoscono questa canzone, ma probabilmente non sanno che è in questo disco. Per cui, per 5 euro è sicuramente un disco valido, sorretto appunto da questa grandissima hit. Il resto adesso faccio parlare un po' lui, perché mi sono tutte le palle a stare a fare. Una volta le co-presentatrici, c'era la Parietti, mi ricordo, a Pressing, mi ricordo, c'era lei lì, stavano zitte, c'erano solo le belle statuine, facevano la presenza, parlava l'uomo. Al giorno d'oggi le cose si sono ribaltate, l'uomo non parla neanche la bella presenza, la presenza schifosa, e io e me mi tocca a parlare. Figo. Ascoltate. Mi piace la title track. Allora è meglio quello prima, cioè che abbiamo da qualche parte. Sì, dovrebbe essere Terra nel mio. Beh, noi lo conosciamo tantissimo, abbiamo staccato. Non abbiamo neanche tanta roba. Però i dischi che abbiamo sono tutti belli, devo dire. Vero? Sì. No, forse non è Terra nel mio, forse è Secret Treaties. Non lo so. Vabbè, comunque. Io quando mangio non capisco più un cazzo. Buono. Quando non mangi invece sei un po' più difficile. Allora, secondo disco lo presenti tu. Oggi vi apriremo la testa e la riempiremo di intelligenza. Il secondo disco lo commenti tu. Certo. Va bene, fa come i bambini. Cioè, questo disco qua dei Wasp, sì, mi piace, però... Ma fai vedere, sì. Questo qua? Non si vede un cazzo. Come si chiama? Dying for the World. Sì, mi piace. È come quando ero piccolo. La mia bisnonna faceva i tortelli di zucca, che poi faceva anche mia nonna. E io per 15 anni sapevo già ogni domenica che sapore avrei avuto in bocca. Stessa cosa sono diventati un po' i Wasp. Sai già cosa ti trovi ad ogni disco. Per carità, a molti va bene così. So che in America vanno ancora molto forte, però... A me piace molto. Beh, ma i Wicked Heart è bella. Hai uno stuzzicadente? No, la 2 è veramente bella. Comunque, un buon disco. Io mi mangio le Pringles piccanti. Mi bevo il sale adesso. Mi promettete che mettete un like al video e vi iscrivete. Un po' di propaganda. Allora. Un po' di piscio dopo il sale. Bene. Primo disco. Non vi dico neanche il titolo perché dovreste già saperlo. No. Non vi dico neanche l'anno perché non siamo a scuola. Non stiamo facendo nozionismo con date storiche. Che ne pensate di questo disco? È smerdante. È veramente smerdante? Sì. No, nel senso, premessa, io preferisco black metal. Ma penso anche tu. Nel senso che black metal, vuoi anche per il fatto che io ci sono affezionata, lo conosco anche meglio, mi sembra che abbia canzoni comunque in generale migliori. Comunque sempre ignoranti, grezze, eccetera, però più strutturate forse, e anche le atmosfere mi piacciono. Però questo è smerdante. Ma questo è smerdante perché quando, smerdato. Quando è uscito Welcome to Hell, erano comunque ribocce, però non avevi neanche sentito nominare. No, no, perché era un bambino, mi smerdavo lo stesso. Era un bambino di merda. Scusate, rieccoci qua con stronzetti di cane e bibili. Scusate, era finita la batteria, ma non è finita la Ferbinger. E neanche l'Angelo Poretti, questa roba. Allora, dicevamo, l'epoca. Sì. Allora, nello stesso anno cos'è uscito? 81. Point of Entry, Judas Priest. Sì. Killers. Sì. Gli Iron Maiden. Ace of Spades, no, è dell'80. Boo. Qualcosa dei Saxon, non so, uno di quei tre lì, non mi ricordo se dei Saxon è uscito Denim Leather, Wheels of Steel o quell'altro ancora, perché non me li ricordo mai in ordine. È uscita Ping Pong di Plastic Bertrand. Okay, nell'81? Ma sì, sì, ma dai, così vecchia. È uscito il primo di Depeche Mode, tanto per dirne una. Sì. Cioè, comunque tutta roba, non dico soft, però soft, forse il disco più screanzato fra questi era Killers. Sì. Indubbiamente. E poi sono usciti. A parte il punk. Sì, sì, certo. E poi è uscita tutta un'altra serie di dischi della New Wave British Heavy Metal. Vabbè, un paio li abbiamo già citati.
Però ad esempio in quegli anni lì, adesso non so se di preciso nell'81, ma comunque around that year, sono usciti anche il primo dei Def Leppard, il primo dei Praying Mantis, il primo... Per rimarcare la differenza di sound fra tutti i gruppi che ho citato adesso e Venom. Venom già era avanti o indietro a seconda dei punti di vista, nel senso che deve essere stato uno shock per chi ha acquistato il disco all'epoca sentire sta roba, proprio sta cozzaglia di... Diciamo che era quello che cercavano. Volevano un'immagine, un'attitudine, un certo, genere di testi e di visualità. Per scioccare sicuramente. Per scioccare, perché la loro ambizione era sicuramente far successo. Ci sono riusciti, bravi. Mm-hmm. Tanto di cappella. Allora, questo invece è a tuo vizzetto. Magari qualcuno di voi si starà chiedendo, ma non li avevate già originali questi? No. No, non li avevamo originali. Va bene, non li avevamo. Che vi devo dire? Non ce li avevamo. È caldo? Sì. E queste patatine Pringles, Scott? No, sono super piccanti. Mm. Questo disco non è così smerdante come gli altri. Questo è quello dopo Black Metal, eh? Smerdantino. Beh, il classico però di Ben. Sì, lo so, però sono la prima formazione. Sono troppo Pink Floyd. Pink Floyd, sì. Perché hanno canzoni più lunghe. Psichedelici? Sì. Allora no, sono più Rush. No, sono Pink Floyd. Allora, quando tu vuoi far colpo su qualcuno, devi dire che una band assomiglia a Pink Floyd. Perché? Perché Pink Floyd hanno. Io non l'ho mai ascoltati, non so neanche che cazzo fanno. Però hanno sempre avuto quest'aura, sai, quasi di sacra. Che gli intoccabili. Ah, gli intoccabili. Sembrano i Pink Floyd. Nessuno li ha mai ascoltati, eh? O forse chi li ha ascoltati conosce due canzoni. Gira voce. Nessuno conosce tutta la discografia. No. Quindi se tu dici questo disco è figo, assomiglia a Pink Floyd, stai sicura che l'altro non ti può contraddire perché non conosce Pink Floyd, anche se dice di conoscerli. E tu ci fai la figura della, poi, fai la figura del corpo. Ma poi Pink Floyd, quindi a tua Louis Zetan assomiglia a Pink Floyd. Io che conosco un po' i Pink Floyd stessi hanno attraversato delle fasi talmente diverse tra loro, musicalmente parlando intendo, che alla fine anche dire che i Venom assomigliano ai Pink Floyd ci potrebbe anche stare. Sì, sono uguali. Perché tutto sommato anche i Pink Floyd si sono sempre reinventati, sempre cambiati. Perché tu assomigli un po' a Mantas? Mi asso nella mano. Gli occhiali uguali a quelli di Mantas. Mantas mi sa che è ipovedente perché suona sempre con quei cazzo di occhiali. Quando mi scrivo le chat erotiche, sì. Nickname è Mantas. No, le troie mi chiedono, ma mandami una foto, almeno dimmi come sei. Io scrivo, assomiglio a Mantas. Sono come Mantas. Ti basti sapere che sono come Mantas. Sì, esatto. Mi chiamano il Mantas di Bolzano. Ce n'è già uno di Newcastle. Allora, concludiamo questa. Excursus nel mondo marcio e depravato di Venom con il live Eine Kleine Nacht. Io mangio ancora Camillo. Uscito in seguito al disco Possessed. Allora, qua ci sono canzoni fighissime, cioè ci sono le canzoni dei Venom composte, registrate, suonate fino a quel momento lì, no? Senti sempre, merda. Sa di sigaro di carne. Tipo, no? Nella merda. Sigaro nella merda. Sì. Va bene. È il nome di una canzone. Sì. Sigaro nella merda. Cos'è che è? Ah, Eine Kleine Nacht Musik. Bello. È bello, però. È più bello Live After Death. Però, beh, no? Vuol dire che dal vivo. Noi l'abbiamo visti in varie loro incarnazioni. Brutta parola incarnazione, no, non mi è incarnita. Quando ancora si chiamavano con Mantas e Demolition Man. Hanno iniziato come Empire of Evil. Empire of Evil si chiamavano. E poi Venom Inc. E poi, più o meno un annetto fa, a fine anno li abbiamo visti, grazie. Informazione non con Cronos a Monaco di Baviera. Bello il festival, molto bello. L'ultimo festival che abbiamo partecipato, sto sbavando, sì. Prima del lockdown, però ne è valuta la pena, come diceva un famoso mago. Sì. Insomma, allora, Eine Kleine Nachtmusik ti piace o no? Sì. Ah, ok. A te?
Andiamo avanti. Camillo. No, abbiamo capito. Parlo proprio di sterco di vacca. Andiamo avanti. Allora, adesso andiamo, siamo un gruppo un po' più acculturato. Colto. Una gente coltivata. Sì. Cultivierte Leute. Allora, sto parlando degli ebrei. La distorsione è assassina. Questo disco dalla copertina inquietante è Look at Yourself. Terzo? Boh. Ne ha fatti così tanti i primi anni. Questi facevano uscire un disco ogni 6 mesi. Un po' come i Black Sabbath i primi tempi. Ne ha fatti uscire 2 dischi nel giro di un anno. Ma anche i Led Zeppelin, i Deep Purple. Questa gente era pazza, fulminata. Facevano uscire un disco ogni 6 mesi, 9 mesi. Allucinante. Anche quel tipo, quello youtuber che fa una canzone al giorno, come si chiama? Bini, Domenico sì, Bini. Esatto. Sì. Allucinante. Per cui questo nel giro di un anno è già il terzo disco, un anno e mezzo, è già il terzo disco. E... ma hai finito tutti i cammini due? No, ne ho ancora due. Ah, passo uno. Però, cazzo, aveva sound, era proprio un rumorista. Cioè, usciva l'inferno dall'amplificatore della chitarra. Dal tuo culo esce l'inferno. Aspetta domani mattina. Intanto entra dalla bocca. Prossimo. Già finito? Sì. Cazzo, non ho preparata. Prossimo. Rimaniamo in casa British Uriah Heep con il disco The Magician's Birthday. Bello, anche questo. Sembrano un po'. Secondo me, vedi anche la copertina così magica. Quei funghetti volanti, cos'è sta roba? Sembra Crimi. Le fatine, i gnomini. È un po' su stile di Dimension Wizards. Però non è così bello. No, neanche secondo me. Lo guardavi Magica Amy? Sì. Piaceva tanto. Sì? Sì, tanto. Bello però. Cosa? Magica Amy? Allora. È uno stuzzicadente? No! Però sugli Uriah Heep davvero non si riesce a essere d'accordo su quale sia il migliore, nel senso che ho sentito... Secondo me è Demons and Wizards. Basta! Ma così a freddo, qual è il tuo disco preferito degli Uriah Heep? No. Andiamo avanti? Li lasciamo per ultimi i dischi? No, stessi. Ho detto dischi non metal. Posso pulirmi i denti con le mani? Adesso la gente saprà. Pulisciti i denti col metal. Adesso la gente saprà che ascolta una roba non metal. Mi dà con le dita. Vuoi un cammino? Allora, no, le avevamo già un po' anticipato sulla tua pagina Facebook, no? Che ne avremmo parlato. Soprattutto sì, per il nostro amico Zaure Gruber. Posso citarlo? Vermi frizzanti. Questo è una dedica più o meno a un nostro amico. Noi non abbiamo amici. Che vende mutande. Ah sì. Di cui non facciamo il nome per rispettare la privacy. Esatto. Allora, qualora abbia una privacy da rispettare. No, sto parlando adesso di Gameplay. Questo è il disco Re-Tier, scritto in alfabeto runico, che tutti voi conoscerete sicuramente. E tu stai mischiando così senza criterio cammini woods, caramelle piccanti, frizzanti, birra nello stomaco. Vuoi? Si creerà. Sì, questi mi piacciono. Queste sono ottime. Hanno un retrogusto di menta. Ti ricordi le caramelle gommose della menta, quelle piramidali? I pini. No, queste sono di detersivo. Me le lasci un po' per favore? Sono speciali. Bello? Beh, giusto. Neslade si conferma una garanzia. Comprate un disco di Neslade da casa, una scritturina della sua recensione di questo disco. E andate sul sicuro. Oh! Per intenderci, io continuerò a preferire sempre il primo. Per me Viking of Valley è una cosa eccezionale. Però era tutto un altro genere, era proprio black metal puro, se vogliamo. Mentre invece qua siamo lontanissimi. C'è un vago sentore, sì, nei suoni,
ma anche nel loro aspetto, loro sono sempre rimasti molto vichinghi, no? È sempre molto Norwegian. Reparto Frigo, Capitan Findus. Sì, sì, certo, è vero, è vero. La musica è fredda, d'acciaio. La musica è fredda, sì, sì. Sì, veramente. Ma questo non vuol dire che... Non è automatico, però. Passiamo agli ultimi due dischi, come preannunciato. Molti di voi staranno ribollendo il sangue, ma non me ne frega nulla. Allora, parliamo del nostro truzzone del punk preferito, ovvero il platinatissimo Billy Idol. Vai. Sì, mettili qua per così. Allora, questo è un essential, quindi in greatest hits, sostanzialmente. E che contiene tutte le sue hit più fighe. Quindi, Probably I'll Put Down the Face, White Wedding, Shock to the System, Cradle of Love, Flash for Fantasy, grande. Oh, a me quel suo modo di mischiare pop, punk, elettro, anni 80, a me, almeno non in tutte le canzoni, ma in queste hit, a me piace un sacco. A me in genere fa cagare, quindi... però le hit mi piacciono. Mm-hmm. Quindi non avrebbe senso comprare tutta la discografia per 10 canzoni belle. Ha provato. Okay. Però da un po' che volevo comprarlo, da stop di... Adesso Guglielmo Vidolo. Allora, ultimo, vado. Questo è un disco che qualcuno che ci sta probabilmente seguendo conosce. Nessuno sarà arrivato fino a qua, quindi puoi dire. Allora, questo disco fa un culo, cioè. Questo è 17 Ride in Fila, ufficialmente il loro secondo lento. Ma dai, il secondo? Sì, perché prima c'era Desaparecido, ma il primo non è un full length, perché cos'era, una raccolta di demo? Suonavano tutt'altro genere, suonavano una new wave italiana, nel primo disco di stampo più britannico, più alla Joy Division, in questo con più personalità, secondo me, più inserti personali, folk, un po' suoni mediterranei, bello, eh? Mi piace il genere, è un classico della new wave italiana. I 10 dischi sono finiti, per fortuna. Qual è il tuo preferito? Questo? Sì. No, fra questi. Ma poi non so. Sappilo. Boh. Tuo? Allora, come smerdanza o è punto lei? Sì, in che stavo pensando. Musicalmente... Quello degli Endless? Sì. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. Oh. Ma il più rassicurante è quello di Billy Idol. Quello è proprio rassicurante. Vuol dire? Perché trovi quelle hit che dici, ah, finalmente, yeah, me l'ascolto. Poi, quando il video finirà, io devo ancora mangiare gli spaghetti frizzanti. Spaghetti frizzanti. Le Haribo e frutti tropicali. No, quelli non ti piacciono, però piacciono a me. Infatti l'ho preso per te. E poi io ho ancora le Tübinger in frigo. Questa costa 49 cent. Però per lei, siccome le voglio bene, non ho preso birra da 49 cent. Ho preso quella da 50 cent, la Pittinger. Buona, eh? 50 cent? Sì. Vedrai che rimarrai smerdato. Lei si vuole proprio rovinare. In questo periodo qua di crisi, sì. Tu così spiattelli davanti a tutti la tua opulenza. Beh. Onestamente, no, seriamente. È vero che sa di piscio, sa di cesso. Beh, sa già che piscio. Sì. Però. Comunque non è una birra che ti fa venire mal di stomaco, mal di pancia o ti fa venire il cagotto, mentre le birre del discount, quelle sì che stai male. È vero che costano 20 cent la lattina, però con quelle stai male veramente. Invece questa con 50 cent bevi piscio ma non stai male, quindi è già un buon traguardo. Il rapporto qualità prezzo è ok. Quindi se volete risparmiare ancora di più, bevete il vostro piscio. No, perché questa non contiene alcol.
Bastano bere il piscio di uno che ha bevuto alcol. Sì, magari mettiamoci anche con la cirrosi epatica, così. Sì, così neanche lo ha metabolizzato. Esatto. Sì. Ok, io direi di salutare. Va bene, dai, basta, perché stiamo lentamente degradando. Sì. Quindi, facciamo un po' di propaganda, mettete un like, iscrivetevi. Fate vedere questo video a vostra nonna. I prossimi video saranno ancora meglio. Oh, sai che somiglio a Ingrid Manson con questa inquadratura? Beh, di oggi però. Ah, con lo sboldro. Sì, vabbè. Esploso, non quello lì. L'hai voluto tu. Ok. Vabbè, ciao.